Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Quest'oggi parliamo di un gradito ritorno, un filato che da solo racchiude tutte quelle caratteristiche da voi richieste per realizzare dei capi freschi, leggeri e con un bellissimo dettaglio che adesso andiamo ad analizzare proprio nel particolare. Quest'oggi parliamo del Janis. Eccolo il nostro Janis, composto per il 68% cotone, 27% viscosa e 5% fibra metallica, che si presenta così in soffici gomitoli da 50 grammi per una lunghezza di circa 100 metri. Eccolo qui, potete guardarlo nel dettaglio, questo filato, vedete, il cotone, la viscosa e la fibra metallica sono perfettamente intrecciati tra loro in una spirale che quindi darà volume al vostro capo, ma con un tocco di lucentezza che metterà senz'altro in risalto i punti che utilizzerete. È un filato per il quale consigliamo l'utilizzo dell'uncinetto 5-6 oppure dei ferri 6-7. Veniamo ai consigli del lavaggio e del post lavaggio. È molto delicato, quindi consigliamo il lavaggio a mano. Non è possibile candeggiarlo, non è possibile riporlo in un'asciugatrice, ma è possibile stirarlo ad una temperatura che non sia superiore ai 110 gradi, sempre, come ben sapete, apponendo un panno sopra in modo tale da non rischiare, insomma, in qualche modo di rovinarlo oppure di dargli quell'aspetto lucido, insomma, poco piacevole. Ed è possibile utilizzare tutti i solventi, eccezion fatta il tetracloretilene. Adesso veniamo a tutte le bellissime varianti di colore. Questa è la variante beige. Eccola qui, quindi vediamo questo beige lavorato a spirale con questo tocco di lurex color oro. Qui invece abbiamo la variante jeans, quindi c'è sempre il tocco di bianco lavorato questa volta con un filo azzurro e messo in risalto dal lurex blu. Eccolo qui. Questa invece è la variante cipria, quindi bianco con un filo rosa, o meglio cipria, messo in risalto questa volta dall'urex rosa. Questo invece è un bel marmo, quindi vediamo il bianco che mette perfettamente in risalto sia l'urex color argento e sia questa nota ben più scura che tende proprio verso il nero. Qui invece abbiamo la variante senape, eccola qui, ben visibile e messa in risalto da questi punti luce color oro. E qui invece andiamo proprio su tono, quindi sul white, bene sì, un bianco su bianco messo in risalto da un bel lurex color argento. Eccolo qui, sviluppato sul nostro telino. E andiamo avanti con il green, ebbene sì, bianco con questo bellissimo e delicatissimo verde messo in risalto dal lurex, da questa fibra metallica proprio color verde, un bel verde molto acceso. E infine concludiamo con un delicatissimo glicine messo in risalto da un bel lurex, sempre tendente al glicine, leggermente più scuro in modo tale che possa mettere in risalto proprio questa bellissima colorazione, ma anche questo bellissimo Janis. Dei colori davvero tenui e delicati. Questo per far sì che a risaltare siano invece i vostri di colori, dalla carnagione ai capelli o ancora agli occhi. Un filato con cui potrete realizzare magari dei fantastici maglioncini molto morbidi, ad esempio con uno scollo a barca o perché no una spalla un po' scesa, proprio per far spiccare la vostra femminilità. O ancora dei freschi e leggeri scialli o delle stole che con questi meravigliosi punti luce faranno splendere la vostra unicità. Insomma, un filato con cui davvero potrete realizzare tantissime creazioni, un gradito ritorno che ricorda
ricordiamo, Made in Italy è solo in esclusiva per Tessiland. Io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube e di attivare la campanella e io insieme al Candido Giannis vi diamo appuntamento al prossimo articolo. Ciao!